Nel corso degli anni, ho fatto numerosi video che avevano lo scopo, l'obiettivo, di stimolare il Movimento 5 Stelle. Sono stati davvero numerosi i video fatti, anche con diverse proposte. Naturalmente non mi aspettavo né che Grillo rispondesse a questi miei stimoli, né che rispondessero magari i deputati e quant'altro, anche perché in realtà questi miei stimoli erano dedicati, riservati, avevano come destinatari la base del Movimento 5 Stelle. Di recente ho pubblicato qualcos'altro, sempre come stimolo al Movimento 5 Stelle. Non lo si fa verso partiti tradizionali, perché ormai speranza con quei partiti non ce n'è. Se lo stimolo viene fatto verso il Movimento 5 Stelle, perché si ripone o si riponeva ancora una certa speranza verso quel movimento. Ma arrivano commenti di ogni tipo, non avete capito, accusate ingiustamente, il movimento è sano e roba di questo tipo. E soprattutto una delle motivazioni, a discolpa dell'operato anche di senatori e deputati è dire: ma hanno le mani legate, ci sono i regolamenti, sono all'opposizione, non sono al governo, eccetera, eccetera. Che mi sembra un po' una scusante non accoglibile, insomma. Allora voglio rivolgere l'ennesima proposta. Se in Parlamento e in Senato, appunto per la questione di regolamenti, perché si è all'opposizione, eccetera, eccetera, non si riesce a portare avanti una qualche azione di un certo effetto, beh, allora chi impedisce a deputati e senatori di presentare delle denunce come normali cittadini? Cioè rivolgersi a delle procure per tutta una serie di motivazioni, che sono comunque presenti, e appunto presentare queste denunce. Non vedo perché lo possano fare o lo facciano cittadini comuni, normalissimi, e non possano farlo invece dei deputati e dei senatori, visto che sostengono di avere le mani legate in Parlamento, sia alla Camera che al Senato. Quindi la mia proposta è: cari deputati e cari senatori, o consiglieri anche regionali, o sindaci, o qualsiasi altra carica voi ricopriate, perché non denunciate alla Procura della Repubblica tutta una serie di fatti di cui siete a conoscenza? Non so, ad esempio, la svendita della sovranità monetaria, potrebbe essere già questo un'ottima denuncia, oppure tutte le numerose violazioni alla Costituzione. Perché non fate un'azione di questo tipo? Ecco, magari se io vedessi queste denunce, io e altri, magari ci convinceremmo di più che qualche speranza c'è. In assenza, effettivamente, io non nutro più nessuna speranza verso il Movimento 5 Stelle. Questo lo ritengo un ulteriore stimolo. Mi auguro che almeno la base del Movimento 5 Stelle possa capire lo spirito di questa mia proposta, e vediamo che cosa accadrà. Se anche stavolta non accadrà assolutamente niente, se qualcuno avrà il coraggio di riprendere un po' questa iniziativa, di divulgarla e appunto vedere poi che cosa accade. Grazie a tutti e alla prossima.